Amici sportivi, appassionati di hockey su pista, buonasera da parte di Stefano Blanchetti e bentornati al Palacastellotti di Lodi. Vedete entrare in pista in questo momento i campioni d'Italia dell'Amatori Vasche Lodi nella consueta divisa giallorossa, accolti dall'inno e dagli applausi del Palacastellotti a tre giorni dalle splendide emozioni che ci ha regalato la notte di Eurolega contro il Porto. Ci ritroviamo al Palacastellotti per un'altra notte per rivivere altre grandi emozioni, stavolta di campionato, un'altra super sfida, un altro avversario bianco-blu, un'altra partita dal grande fascino. Lodi Valdagno, la prima, la terza della classifica, match che dunque catalizza l'attenzione di questa terza giornata del girone di ritorno. Lodi Valdagno, una rivalità che parte da lontano, gemellato col Bassano, storico nemico veneta del, una rivalità che è accesa tra, tornare a guardare vita senza problemi, a differenza di quanto spesso successo in passato. Due squadre, due grandi, che promettono di dare vita a 50 minuti davvero spettacolari, come successo all'andata nella gara del Palalido finita 5-5 con il Valdagno che raggiunse i campioni d'Italia a meno di un minuto dalla fine con rigore di Massimo. Questa partita Palacastellotti, vediamo prima le formazioni delle due squadre che scendono in pista. Il Valdagno con i due portieri Guillaume Trabal e Bigarella, maglia numero 10 e maglia numero 26, poi con il numero 2 Amato, con il 22 Centeno, con il Mario Jimenez, con l'8 il capitano Massimo Tataranni, con il 7 Tonci De Oro, con il 4 Marc Pajares, con l'11 Zambon, con il 9 Re Fosco, l'allenatore il signor Franco Banzo. Lodi che risponde con Valentin Grimal con la maglia numero 12 e Rubens Gilli, il suo secondo, con il numero 18, poi con il 9 Domenico Illuzzi, col 19 Luis Querido, con il 14 Alessandro Verona, col 77 Francesco Compagno, con il 6 Andrea Malagoli, con il 66 Juan Farizza, con l'88 Francesco De Rinaldis, con il 16 Mattia Gori, l'allenatore Nuno Resende. Arbitrano la partita i signori Carmazzi di Viareggio e Moresco di Marostica, ausiliari al tavolo i signori Rebughini e Marini. Hanno fatto il loro ingresso anche le brigate valdagnesi nel loro settore e dunque tra poco si può cominciare per questa super sfida della terza giornata di ritorno, uno dei due match clou della giornata, perché al Palaforte andrà in scena anche il super derby della Versilia tra Forte e Viareggio. Forte dei Marmi che, come saprete, insegue l'Amatori a due punti di distanza in classifica al secondo posto. Dicevamo di Lodi e Valdagno, 5-5 all'andata, la prima contro la terza, con due squadre divise da 4 punti in classifica, i 37 dell'Amatori contro i 33 del Valdagno. Lodi miglior difesa contro l'attacco super del Valdagno, un tridente da paura, Tataranni, De Oro, Jimenez, davvero due squadre in grado di regalare grande spettacolo. Nel Valdagno naturalmente Massimo Tataranni il pericolo numero uno, Dario Jimenez 13 gol e 18 assist in 15 partite, diciamo uno che incide non poco nell'economia della squadra di Banzo, ma poi anche Tonci De Oro con 14 gol e il portoghese Centeno arrivato quest'anno ex Sporting Lisbona, che ha avuto un grande impatto sul nostro campionato, 15 gol e 9 assist per il numero 22 valdagnese. Dall'altra parte naturalmente c'è la squadra campione d'Italia ancora imbattuta tra i confini nazionali, 11 vittorie e 4 pareggi nelle prime 15 partite, due squadre che arrivano, un Amatori che arriva a questa sfida sulle ali
della grande prestazione di sabato contro il Porto, un 1-1 prezioso, davvero arrivato al termine di una super prestazione dei campioni d'Italia che davvero se la sono giocata a viso aperto contro i vice campioni d'Europa del Porto, e che non intendono sicuramente essere da meno stasera per cercare di ritornare, di continuare la loro corsa in vetta alla classifica. Tutto pronto, vediamo i quintetti delle due formazioni, con il Valdagno che si presenta con Trabal, Centeno, Pajares, Gimenez e De Oro. Dunque parte inizialmente fuori Massimo Tatalani, dall'altra parte Resende risponde con Grimaldi, Luzzi, Querido, Verona e Andrea Malagoli. Dunque Andrea Malagoli che ritrova una maglia da titolare in luogo di Francesco Compagno, che aveva cominciato la sfida sabato contro il Porto. Avete visto il primo tiro della gara tentato da Dario Gimenez, ex compagno e grande amico di Domenico Illuzzi ai tempi del Giovinazzo. Risponde anche Lodi con il primo tiro di Ale Verona, di poco a lato. Ale Verona che è a quota 149 reti con la maglia giallorossa, e dunque stasera spera e tutti speriamo di celebrare quello che sarebbe un altro grande traguardo del Tigre in maglia giallorossa. Da due gli ex della partita: da una parte Massimo Tatalani, una stagione oltre 50 gol nel 2012-2013, dall'altra parte Juan Fariz, arrivato in estate a Lodi proprio da Valdagno, dove ha disputato tre ottime stagioni lasciando uno splendido ricordo ai tifosi veneti. Primo possesso offensivo del Valdagno con Pajares che allarga per Dario Gimenez, altra conclusione di Gimenez, risposta del connazionale Vale Grimal. Dicevamo, abbiamo detto all'inizio di Dario Gimenez quanto sia determinante nell'economia del Valdagno, occhio ai suoi numeri del mago argentino. Poi Centeno che fa ripartire l'azione valdagnese, adesso Pajares a largo per Gimenez, tenta l'imbucata respinta dall'amico Illuzzi. Centeno, diagonale di Centeno e altra risposta di Grimal che di fatto lancia il contropiede dell'Amatori. Verona per Malago, Illuzzi che mette fuori da buonissima posizione, clamorosa occasione Lodi sull'asse Verona Illuzzi, il capitano a centro area ha controllato bene ma ha messo a lato davanti a Trabal, ghiotta occasione per la formazione lodigiana. Adesso Pajares per Gimenez, Centeno, gara iniziata su ritmi davvero forsennati. All'andata già fu un bello spettacolo 5-5 in una gara che al Palalido l'Amatori condusse per gran parte della gara, anche andando in vantaggio più volte di due reti. Poi Valdagno riacciuffò il pari proprio con un discusso rigore di Massimo Tatalani nel finale. Intanto buon lavoro difensivo dei giallorossi che hanno impedito di fatto al Valdagno di andare al tiro. Adesso ripartono con Illuzzi che ha ricevuto da Querido il movimento di Malagoli che poi controlla la pallina, resta lì, altra conclusione di Malagoli nettamente oltre la traversa, pallina vagante che ha rimbalzato davanti all'attaccante giallorosso che è il miglior marcatore sin qui in stagione con 24 reti totali, 19 in campionato, una in più di Massimo Tatalani. Verona, Querido, conclusione a lato, e sono due le occasioni importanti per l'Amatori, prima Illuzzi, adesso Querido, solissimo in area da buona posizione, conclusione che però non inquadra lo specchio della porta. Valdagno che per caratteristica è una squadra spettacolare che costruisce tanto, fa tanto gioco, crea tante occasioni ma subisce anche tanto, una testimonianza ne sono i 53 gol incassati dalla formazione di Vanzo sì qui nelle prime 15 partite, tanti per una squadra di vertice che, come ha detto il suo allenatore nelle dichiarazioni della vigilia, sta lavorando per ridurre il gap con le prime della classe. In questo momento Lodi è forte dei marmi. Gimenez, sempre lui a portar palla tra i vicentini, poi Pajares, mancano 6 secondi per andare al tiro, l'Amatori controlla bene in fase difensiva, la pallina però resta lì, Gimenez la rimette in mezzo per De Oro, Querido salva tutto, azione un po' raffazzonata dei valdagnesi. Adesso Illuzzi
per Querido da questi Amaragoli. Buon ritmo in questi primi 4 minuti di partita, Lodi già vicino al gol per due volte. Verona, la conclusione dalla distanza, la risposta del portiere valdagnese, poi Gimenez subito dall'altra parte per Centeno, Malagoli prima di Pajares e contropiede Lodi, non c'è un attimo di sosta, Querido però non la controlla, prova Verona ma prima di lui Tonci De Oro, grande rivale dell'Amatori, prima già con la maglia del Valdagno ma soprattutto nelle ultime stagioni con la maglia del Forte dei Marmi. Centeno, il tiro prevedibile sul primo palo respinto da Grimalt, Malagoli chiude molto bene Gimenez in fase difensiva, De Oro per il Valdagno, la sua diagonale respinto da Grimal, poi c'è il secondo fallo di squadra fischiato all'Amatori, nella fattispecie a Malagoli per l'entrata ruvida ai danni di Tonci De Oro. Quando se ne sono andati 4 minuti e 38 secondi nel corso del primo tempo, il punteggio sempre di 0-0 tra Lodi e Valdagno. Punizione di Gimenez per Centeno con la conclusione abbondantemente a lato del portoghese, riparte Malagoli per Ale Verona, Illuzzi, Querido, Malagoli ancora per Querido sulla tre quarti, Illuzzi dentro per Malagoli, non si avvede del passaggio del compagno, poi però è bravo a recuperare su De Oro, Querido al limite, Illuzzi prova il controllo ma non va l'appoggio, troppo frettolosa l'uscita del Valdagno, Verona recupera, cerca Malagoli, capisce tutto Gimenez e riparte, altro contropiede del Valdagno, De Oro addosso a Querido, solito muro davanti a Vale Grimal, quante palline ha preso addosso sabato contro il Porto Luis Querido, autore del gol su rigore del pareggio nella sfida contro i campionissimi lusitani. Ancora Querido che alimenta l'azione dell'Amatori, palla dentro, respinta però dalla difesa valdagnese, De Oro dall'altra parte, pensa per un attimo al tiro, poi si gira su Illuzzi, va alla conclusione accompagnata abbondantemente a lato, buona iniziativa di Tonci De Oro che non ha trovato lo specchio della porta, gara davvero bella, davvero vivace come nelle previsioni. Verona sulla tre quarti a largo per Malagoli, controllo così così del Mala, riparte da Verona, punta Gimenez, palla dentro nell'area affollatissima del Valdagno, Illuzzi recupera palla, poi serve Verona da questi a Malagoli attaccato da Pajares, si riparte da Querido, pensa per un attimo al tiro, la pressione altissima di De Oro, Querido lo supera, poi scarica per Illuzzi, 8 secondi per andare al tiro per l'Amatori, Malagoli deve ricominciare da Illuzzi che lascia palla di fatto al Valdagno, predica calma Nuno Resende ai suoi in panchina. E primo cambio nelle file degli ospiti, fuori Tonci De Oro, dentro un non esattamente applauditissimo Massimo Tataranni. Centeno, capocannoniere in campionato del Valdagno con 18 reti il Tata. Pajares. Centeno, ma anche il Valdagno deve forzare la conclusione per il buon lavoro difensivo dell'Amatori e di fatto ne esce un tiro abbastanza prevedibile per Grimalti, Luzzi fa tutto da solo, poi arriva dalle parti del portiere Taval ma viene chiuso dall'altra parte Gimenez, gran conclusione accompagnata e la risposta di Vale Grimalti. Verona per il Lodi, riparte in 1-3, però deve aspettare i rinforzi dei compagni, eccolo in Querido che si libera il tiro, conclusione deviata da Tataranni che stava per spiazzare il portiere bianco-blu, poi ancora il Luzzi fa soffiare pallina dal rientro di Centeno e dunque il Valdagno recupera un'altra pallina, 8° minuto di gara, 0-0, gara molto equilibrata dopo i primi due squilli giallorossi con Illuzzi e Querido solissimi in area che hanno avuto due clamorose occasioni finite però a lato, il Valdagno ha risposto da par suo con Gimenez e De Oro pericolosi in un paio di occasioni. Allora primo time out Lodi chiesto da Nuno Resende al
minuto, all'ottavo minuto, perché ha visto i suoi negli ultimi due possessi non esattamente brillantissimi lasciar giù un paio di palline che hanno generato due pericolose ripartenze della Valdagno. Dunque Nuno Resende stoppa subito la partita e vuole parlarci su. Entrambe le squadre vengono da un fine settimana europeo, detto dell'Amatori e del pareggio contro il Porto. Il Valdagno ha acciuffato la qualificazione ai quarti di finale della quella che è una Coppa CERS, la vecchia Coppa CERS, battendo anche al Palalido dopo il successo dell'andata 9-6 il Biasca, gli svizzeri del Biasca di Alberto Orlandi. E Valdagno che adesso sarà impegnato nei quarti di CERS contro il Viareggio in un derby italiano per accedere alle Final Four della seconda competizione europea. Naturalmente le energie spese fisiche e soprattutto mentali dal Valdagno non sono paragonabili a quelle che l'Amatori ha dovuto impiegare per non uscire battuto dai 50 minuti col Porto. Si riprende a giocare subito Jimenez che prova la giocata dietro la porta, ma Carmazzi ha visto un fallo in attacco del Valdagno, dunque pallina riconquistata dall'Amatori che riparte con Domenico Illuzzi, protagonista di un paio di errori insoliti in questo avvio. Ale Verona prova a puntare Pajares, poi cerca il movimento di Malagoli. Ancora Verona in possesso di pallina, raddoppiato da Centeno, riparte da Cherido. La conclusione addosso a Tatarani, Cherido la ritrova lì ma solo per un attimo, poi va a lottare con Jimenez, bravo a riconquistare palla e poi a scaricare su Pajares. Ancora Dario Jimenez, la conclusione, ancora il piedone di Luis Cherido, poi Verona va a lottare con Tatarani che alla meglio ma solo per un attimo, si lotta a centropista, esce vincitore Verona che serve Malagoli dentro subito per Illuzzi, chiude Centeno. I giallorossi lamentavano un tocco di pattino del 22 bianco-blu, non è stato dello stesso avviso il signor Moresco. E allora riparte Jimenez, perde pallina però allora 2 contro 1 Lodi, Malagoli e Verona, Verona, Malagoli, Malagoli, trabalpo, ancora Malagoli, la pallina sembra gol da questa posizione, mi pareva un gol abbastanza netto, non così per Moresco. Carmazzi credo faccia cenno di non aver visto, da qua sembrava gol tutta la vita. Da qua francamente sembrava gol tutta la vita, poi potremmo essere smentiti dalle immagini, ma da qua sembrava gol tutta la vita. Tant'è, si resta sullo 0-0 quando stiamo per arrivare al decimo minuto, episodio dubbio nell'area Valdagnese, intanto ennesima pallina persa dai Luzzi che credo abbia perso più palline in questi primi 10 minuti di partita che in tutto il resto dell'ultima stagione e mezza. Cherido, la conclusione di Cherido abbondantemente però al lato della porta di Trabal, Amatori ancora vicino al vantaggio, occhio a Centeno dall'altra parte, la mette dentro Grimal, la respinge, poi Malagoli per Cherido, riparte la formazione lodigiana, Malagoli, Verona, Verona prova la giocata, chiuso però all'ultimo momento, pallina che termina a lato, riparte Pajares mentre è pronto, si sta preparando un cambio sia da una parte che dall'altra, Samuel Amato pronto a entrare, dall'altra parte Juan Fariza, quando Cherido porta su pallina per i suoi, passaggio impreciso per Domenico Illuzzi che la tiene, scarica per Verona che tra poco presumibilmente dovrebbe lasciare il posto a Fariza, se abbiamo visto bene i gesti di Nuno Resende. Cherido, il taglio proprio di Verona, Cherido sceglie Illuzzi sulla tre quarti, ancora Illuzzi, va dentro Malagoli, Illuzzi attaccato da Pajares, gira dietro porta Valdagnese, va a terra, vediamo cosa indica Carmazzi, il rigore ci sembra. Moresco di là non ha fischiato, l'ha fischiato Carmazzi da questa posizione, dalla parte diciamo sotto di noi. Altro episodio dubbio nell'area valdagnese, vediamo che si consultano i due direttori di gara, vediamo cosa decidono. Rigore,
conferma il rigore. Moresco in un primo momento non ha dato rigore, questo ne sono abbastanza certo, l'ha dato Carmazzi che era da questa parte, e dopo un consulto tra i due il rigore è stato confermato, naturalmente tra le proteste abbastanza accese dei valdagnesi. Episodio dubbio questo, molto dubbio. Rigore Lodi comunque al 10:42 con Luis Querido sul dischetto contro Gientrabal. Querido sistema la pallina, Carmazzi dà le ultime indicazioni. Parte Querido, respinge Trabal, ancora Querido, se la ritrova lì, ma ancora Trabal col bastone gliela spazza via prima del secondo tentativo. Dunque rigore fallito da Luis Querido, i gambali di Guillaume Trabal, che naturalmente è uno, non c'è bisogno di presentazioni, dei migliori portieri del globo hockeyistico, a negare all'amatore il vantaggio. Jimenez, mentre è entrato in pista Samuel Amato al posto di Marc Pajares e Farizza al posto di Malagoli nell'amatori. Altro fischio di Moresco, stavolta per fermare la ripartenza giallorossa e assegnare una punizione al Valdagno, crediamo, sì, dall'angolo alto dell'area. Si resta 0-0 dunque quando ci stiamo avvicinando alla metà del primo tempo. Due clamorose occasioni, un gol non gol e un rigore fallito dall'amatori con Carido. Intanto Grimald col mallone ci arriva su Centeno, il Luzzi scarica dietro per Juan Farizza, dunque in pista anche l'ex di turno e il barbudo De Galizia che tante volte ha ben fatto a Valdagno. Intanto dentro compagno per Querido nell'amatori, amatori che perde un'altra brutta pallina, si invola Jimenez chiuso nell'area giallorossa. Verona per Farizza, allargo per il Luzzi, conclusione di prima respinta da Trabal senza troppi problemi. E ancora Valdagno che ricomincia mentre è pronto il time out anche per Franco Vanzo. Centeno, Jimenez, ancora Centeno, sale alta la pressione difensiva dell'amatori, adesso Tatarani inseguito dai Luzzi. I due hanno vinto un europeo insieme ad Alcobendas, oltre che aver disputato qua la stagione nel 2012-2013. Intanto il numero di Jimenez in mezzo a due, il fallo probabilmente di compagno più che di Verona secondo me da questa posizione. Carmazzi era molto vicino, non ha avuto dubbi, e dunque rigore Valdagno dopo il rigore fallito da Lodi con Querido. Rigore Valdagno ma solo dopo il time out chiamato da Franco Vanzo. Adesso è il Valdagno ad avere la possibilità di sbloccare il match. Valdagno che ha reinserito intanto Tonci De Oro al posto proprio di Dario Jimenez, funambolico in questa azione tra Verona e compagno, atterrato dalla coppia giallorossa, e per Carmazzi che era molto vicino non c'è stato dubbio, rigore Valdagno. E dunque adesso sarà Valentin Grimald che dovrà respingere il tiro dal dischetto. Poco fa Trabal ha parato un rigore a Luis Querido che non è riuscito dunque a ripetere la trasformazione di tre giorni fa contro il Porto. Adesso Massimo Tatarani contro Valentin Grimald, il Tata, per provare a sbloccare questo Lodi Valdagno. Tatarani che già all'andata, come raccontato in precedenza, ha trafitto Grimald su rigore agli ultimi secondi del match del Palalido. Parte Tatarani, raso terra, il gol del Valdagno. Lodi 0, Valdagno 1, il 19° gol in campionato di Massimo Tatarani, raso terra nell'angolino a superare Valentin Grimald. E dunque
Il Valdagno passa in vantaggio dopo essersi salvato su rigore poco fa, su rigore trova il gol che sblocca il match con Massimo Tataranni, manco a dirlo, capocannoniere della formazione di Franco Vanzo. Adesso il Lodi che deve reagire allo svantaggio, ci prova subito con Juan Farizza che scivola però davanti proprio alla panchina valdagnese regalando pallina di fatto agli ospiti. Metà esatta del primo tempo, dunque Massimo Tataranni su rigore ha sbloccato questo Lodi Valdagno. De Oro, la pressione di Compagno sul Tonci, Tataranni, ancora il raddoppio di Compagno, poi Centeno per Samuel Amato, ancora Centeno, la conclusione di Centeno dalla tre quarti, potente ma non precisa, alta sopra la traversa, Tataranni attaccato da Farizza, il fischio di Moresco per la mano appoggiata a terra del capitano valdagnese, poi Verona da questi a Farizza. Compagno, Verona, Illuzzi per Compagno che lascia però lì pallina, riparte Centeno, in due però riescono in qualche modo a soffiargli pallina, riparte Domenico Illuzzi, allargo ancora da Compagno, tanti errori di precisione e di controllo anche nei giallorossi in questa prima parte di gara. Farizza, Compagno, la conclusione di Compagno da quasi da metà pista, la risposta di Trabal di posizione sempre molto attento, e di nuovo Valdagno con Tataranni, De Oro a largo per Centeno, De Oro, Amato prova a caricare la bomba, Samuel Amato, la respinta di Grimal, poi Farizza recupera bene su Centeno, ancora Farizza, lascia lì pallina però non ci arriva De Oro, ancora lo spagnolo che la recupera, Compagno sulla sua verticale per Verona, si gira, buono il movimento del Tigre ma tiro troppo debole per impensierire Trabal. De Oro, Amato per Tataranni, ancora De Oro, adesso Valdagno che sembra avere più presenza nel match, Amato, Centeno, Amato, manovra lunga del Valdagno, poi si chiude bene la difesa giallorossa, Nuno Resende reinserisce Luis Querido al posto di Alessandro Verona, Illuzzi, contro di lui De Oro, porta palla Illuzzi, c'è l'aggancio di De Oro al pattino di Illuzzi, Carmazzi era dietro il giocatore italo-argentino e gli sventola un blu per l'aggancio al pattino di Domenico Illuzzi, e dunque punizione di prima Lodi con Checco Compagno che ha già sistemato la pallina sul dischetto lungo. Compagno che dovrà sfidare Guillaume Trabal per provare a pareggiare i conti di questo Lodi Valdagno. A 9.39 dall'intervallo parte Compagno contro Trabal, Compagno, Trabal si allunga subito sull'uscita, sul tentativo di tiro di Compagno e gli respinge la punizione Lodi in power play. Non è una grossa notizia purtroppo l'errore quest'anno dei lodigiani dal dischetto lungo. Farizza, Querido, Lodi che però in power play ha segnato diverse reti in stagione, vediamo se confermerà questa buona tendenza. Compagno, Farizza, carica il tiro Farizza, gran risposta di Trabal di casco sull'ottima conclusione di Farizza, poi Querido, Compagno, si scambiano Compagno e Farizza di posizione nel quadrato lodigiano che adesso gira, Compagno, Farizza in area, Querido,
il Luzzi ha un po' di spazio, il Luzzi, la bomba, la rispinta di Tataranni col pattino oltre le protezioni. 2 minuti di power play per l'Amatori, in cui naturalmente deve forzare per andare a caccia del pareggio con l'uomo in più, compagno Chierido. Pallina troppo larga per il Luzzi, che deve ritornare sui suoi passi, poi serve Chierido ancora, compagno largo anche lui per Farizza, tante imprecisioni nel giro palla. Intanto 1 minuto se n'è andato, Chierido, bisogna andare al tiro largo di Chierido, 5 secondi per andare alla conclusione. Farizza tiene palla, poi prova a forzare sulla conclusione, respinta la Trabalma, erano già scaduti i 45 secondi, pallina Valdagnese, ancora una quarantina di secondi di superiorità numerica per l'Amatori, col Valdagno però sempre avanti 1-0, e Trabal che ha respinto prima un rigore a Chierido, poi una punizione a compagno. Il Luzzi recupera, adesso ripartono, sono in 3 contro 2 perché Amato è lontano, Farizza, Chierido per compagno, Trabal in qualche modo, poi ancora compagno che lotta con Tataranni, va a terra Tataranni, c'è il fallo secondo Moresco di compagno, punizione Valdagno, terzo fallo di squadra Lodi. Amato, la pressione naturalmente altissima dei lodigiani, ma Amato va, poi cerca Tataranni, non lo trova, Chierido, è un possibile 2 contro 1, compagno, compagno, respinta da Tataranni addirittura nella propria area questa pallina, il sacrificio, il lavoro difensivo in questa circostanza preziosissimo di Massimo Tataranni. Amato, ancora Tataranni che la tiene, sta per scadere i 2 minuti di power play, può rientrare, lo fa in questo istante, il quarto di movimento per il Valdagno, è Dario Gimenez che rientra in pista. 7:31 al termine, sempre Valdagno avanti 1-0, decide per adesso il rigore di Massimo Tataranni. Compagno, mentre primi minuti in pista per Frade Rinaldi, sconclusione di compagno, respinta da Trabal che era coperto e che forse per questo si lamenta coi suoi per le posizioni. Intanto Gimenez qua va in uno contro tutti nella metà pista giallorossa, tiene palla solo per un momento, poi la perde Chierido, c'è largo Farizza, Chierido dietro per De Rinaldis, compagno, compagno, la conclusione potente esterno della rete per il 77, per un attimo illusione del gol per qualche tifoso sotto di noi, ma era soltanto esterno della rete. Tataranni, Gimenez, volo di Gimenez nel contrasto con Farizza, Carmazzi lo richiama e presumibilmente gli combinerà infatti l'ammonizione verbale per questo tuffo di Dario Gimenez. Intanto secondo time out stavolta chiesto dalla panchina valdagnese, da Franco Vanzo, da un Valdagno molto concreto, molto pragmatico in questi primi 18 minuti e spiccioli di match al Pala Castellotti. Amatori che ha fallito diverse occasioni per sbloccare la partita e poi è stato colpito dal rigore di Tataranni che ha sbloccato il match. Squadre che rientrano in pista, doppio cambio per Franco Vanzo che come Nuno Resende prende risorse da tutta la sua panchina, rientrano in partita Tonci De Oro e Marc Pajares al posto di Massimo Tataranni e André Centeno, e si riparte da Farizza per compagno. Lodi che manovra a 6:35 dal termine del primo tempo, Farizza contro Amato, compagno per Chierido, la
conclusione dalla sua metà pista, cercare una deviazione. Due uomini giallorossi erano appostati nell'area valdagnese, ma prima di loro ha fatto Marc Pajares. Intanto Jimenez, controllo difficile anche per Dario Jimenez, che ha perso una ginocchiera nel contrasto con compagno Pajares. Conclusione tra una selva di gambe, chiusa dalla difesa giallorossa che riparte con Querido. Lodi che deve forzare in attacco adesso. Farisa, Querido, lo attacca Pajares. Querido gira dietro la gabbia di Travalla, arriva a compagno. Querido, ancora compagno, Farisa. Giro palla prolungato dell'Amatori, che però fa fatica a trovare spazio adesso. Valdagno molto attento in questa fase della gara. Farisa, 8 secondi per andare al tiro. Farisa, buono la giocata su Jimenez, pallina dentro, però preda facile della difesa valdagnese. Adesso avete visto Dario Jimenez mettere pallina fuori per riprendere la ginocchiera che gli era saltata poco fa nel contrasto con Checco Compagno. Intanto si è sbloccato anche il derby della Versilia con il gol di Federico Ambrosio, che ha portato in vantaggio il Forte dei Marmi. Dunque Forte dei Marmi avanti 1-0 sul Viareggio, e in questo momento provvisoriamente primo in classifica, visto quanto sta maturando qua il Palacastellotti, dove però manca naturalmente ancora una vita. 5 minuti all'intervallo più tutto il secondo tempo. Valdagno adesso avanti 1-0. De Oro per Jimenez. Pajares, porta pallina Jimenez dentro poi per De Oro. Si chiudono bene le maglie giallorosse. Compagno, 3 contro 2 dell'Odi. Compagno allargato da Pajares con molto mestiere, bravo qua Marc Pajares. Adesso Farisa prova a ripartire per l'Amatori. De Oro però lo contrasta, vince il contrasto di fisico però lo spagnolo. Ancora Farisa per De Rinaldis, adesso dietro la gabbia di Trabal. Compagno, Lodi che però fa troppa fatica adesso a trovare sbocchi. Compagno a largo per Querido, 10 secondi però per portare a termine l'azione d'attacco adesso per un Lodi che in questa fase della gara sta facendo molta fatica ad arrivare dalle parti di Travall. Dall'altra parte Jimenez, numero al volo, pallina però alta, e Lodi che si salva. Farisa prova ad allargarsi, Farisa tiene sempre palla, lo spagnolo poi cerca compagno che non controlla, rumoreggia un po' il Castellotti per questo momento di difficoltà dei suoi. Compagno, tutti fermi, allora compagno deve ripartire da Querido. Bisogna ancora andare al tiro, Farisa deve forzare un'altra giocata, cerca dentro De Rinaldis, ma tutto troppo prevedibile, tutto troppo facile per il Valdagno che adesso riparte con De Oro. Diciamo che se fino al gol di Tatarani l'Amatori aveva avuto diverse occasioni, anche clamorose, con una con il Luzzi, una con Querido e quel gol non gol di Malagoli, oltre al rigore sempre fallito da Querido, dopo il gol francamente poco Lodi. Non che il Valdagno dopo l'1-0 abbia imperversato, però sicuramente la reazione giallorossa è stata poca cosa sino a questo momento. Ci vuole un lampo adesso. Jimenez sfida Querido, solito movimento, solito gioco, una mano, cerca il numero, ma Querido gli va, chiude molto bene di fisico, poi Jimenez va a commettere fallo sul portoghese. Parità nei falli di squadra, 3-3. E Lodi che sostituisce Farisa con Alessandro Verona. Compagno
attaccato da Pajares. Si riparte da Chirido, sfrutta il movimento di Compagno, poi Chirido va addirittura dentro davanti a Trabal, frana addosso al portiere spagnolo e c'è l'irregolarità fischiata da Moresco. Meno di due minuti all'intervallo, sempre Valdagno avanti 1-0, decide per adesso il rigore di Massimo Tataranni. Pajares De Oro in verticale a cercare Jimenez, contrasto con Verona, la rimessa sarà valdagnese. Jimenez cerca subito De Oro, ma troppo precipitoso qua l'argentino, ha capito tutto Verona. Riparte Chirido, cerca Compagno, chiude bene Amato, contropiede adesso del Valdagno che si ferma però subito e riparte dando modo così all'Amatori di ricompattarsi sulla difensiva. Pajares, De Oro per Jimenez, salta secco Compagno, Dario Jimenez, poi riparte da Amato. Un minuto e dieci al termine del primo tempo col Valdagno che attacca adesso. Chirido bene prima di Pajares, poi Verona, siamo entrati nell'ultimo minuto. Chirido, vediamo se Lodi ha la forza di spingere sull'acceleratore in questi ultimi 50 secondi del primo tempo. Compagno per Verona. Cerca un movimento dei compagni che non arriva, allora decide di provare a fare tutto da solo, prova ad alzarla Verona, pallina che poi termina a lato. De Rinaldi si lotta con Jimenez, punizione Valdagno a 30 secondi dal termine del primo tempo, col Valdagno che naturalmente può giocare fino alla fine, invece Pajares decide subito di andare al tiro, rimpallato Jimenez, 20 secondi. Pallina sul bastone di Jimenez, da questi a Pajares per Amato, Valdagno che presumibilmente la tiene, però non la tiene granché bene. E infatti perde pallina, regala 6 secondi all'Amatori con una gestione disastrosa del possesso palla. 6 secondi e 3 decimi all'intervallo, l'Amatori naturalmente dovrà fare presumibilmente un tocco e provare subito il tiro. Compagno la toccherà per Verona, chiede il rispetto della distanza Compagno. Verona 4 secondi, prova a far tutto da solo, mette la palla dentro Verona, non c'è nessuno a riceverla. Finisce qua un brutto primo tempo tra Lodi e Valdagno, brutto naturalmente per la parte giallorossa. Dopo un paio di occasioni clamorose fallite, un rigore e una punizione, il Valdagno per il momento va al riposo in vantaggio grazie al rigore di Massimo Tataranni. Ci sentiamo tra poco per i secondi 25 minuti di questa super sfida della terza giornata di ritorno.
Nuovamente collegati col Pallacastellotti di Lodi, sta per iniziare il secondo tempo di Lodi Valdagno, squadre già in pista pronte a riprendere, mancano i signori Moresco e Carmazzi, due arbitri dell'incontro che tra poco naturalmente si paleseranno per fischiare il via di questi secondi 25 minuti. Valdagno avanti 1-0 all'intervallo, decide per adesso un rigore trasformato da Massimo Tataranni, un primo tempo in cui l'Amatori fino al gol dell'1-0 aveva creato anche parecchie occasioni, ce ne ricordiamo un paio clamorose per il Luzzi e Cherido con palline messe a lato da buona posizione solo in area, poi un rigore fallito dallo stesso Cherido parato da Trabal, un gol non gol di Andrea Malagoli con una conclusione che dalla nostra postazione sembrava aver varcato la linea, ma non sono stati di questo avviso i due direttori di gara. Poi è arrivato l'episodio del rigore per il Valdagno trasformato da Tataranni e da lì francamente è stato un brutto Amatori fino alla sirena del primo tempo. Amatori che ha fallito dopo rigore anche una punizione di prima con Francesco Compagno e non ha sfruttato i due minuti di power play. Sta di fatto che il Valdagno ha amministrato bene il vantaggio non correndo più grossissimi rischi come nella parte iniziale della gara, legittimando di fatto il vantaggio a fine primo tempo. Pronti a ricominciare Lodi con Grimaldi, Luzzi, Verona, Compagno e Malagoli, dunque uno starting five a trazione decisamente anteriore per provare presumibilmente a mettere subito grande pressione al Valdagno che risponde con Trabal, Amato, Centeno, Jimenez e Tataranni. Un Jimenez orchestratore principale del gioco valdagnese, un Tataranni che non è stato in pista tantissimo per la verità nel corso del primo tempo, ma ha lasciato il segno da gran cannoniere qual è. Fischiano gli arbitri, si ricomincia con il primo attacco giallorosso portato da Alessandro Verona. Il Luzzi, abbiamo visto anche tanti insoliti errori di impostazione dell'Amatori nel corso del primo tempo. Adesso la conclusione di Luzzi alta oltre la traversa, si riprenderà con la pallina per la difesa valdagnese all'intervallo, forte avanti 1-0 nel derby col Viareggio grazie al gol di Federico Ambrosio e in questo momento virtualmente primo, un punto sopra i lodigiani. Jimenez, Tataranni, Amato, Centeno esce dalla difesa giallorossa per scambiare ancora con Samuel Amato, vincente però il rientro su di lui di Compagno che serve Alessandro Verona. Si chiude subito la retroguardia valdagnese molto attenta, avevamo detto a inizio telecronaca di un Valdagno sin qui da 53 gol subiti, dunque davvero tanti per una squadra di prima fascia, un Valdagno che in questi primi 27 minuti di partita ha sicuramente difeso con grande attenzione. Verona dentro a cercare il Luzzi, Trabal prima di lui, e Verona che fa ripartire da lontanissimo l'azione dei suoi, il taglio di Compagno, il diagonale di Verona, la respinta di Trabal e poi Jimenez che pulisce l'area valdagnese. Centeno, Amato ancora per Centeno, la conclusione, un paio di deviazioni, poi lottano il Luzzi e il portoghese, alla meglio il capitano giallorosso che serve alla sua sinistra Compagno. Compagno, grande conclusione, potente, solo potente, non precisa, ancora il 77, molto attivo, poco preciso finora ma molto attivo Checo Compagno nei minuti in cui è stato in pista. Verona, Malagoli dentro a cercare proprio Compagno, si chiudono le maglie azzurre del Valdagno ma è l'Amatori che spinge ancora con il Luzzi adesso per Compagno. 10 secondi però per andare al tiro, deve accelerare il Lodi. Verona prova il numero su Centeno, gli riesce, poi va giù in area, non c'è niente per gli arbitri, riparte il Valdagno. Jimenez,
guardato a vista dall'amico ed ex compagno di Giovinazzo Domenico Illuzzi, che soffia pallina all'argentino, poi Verona per compagno, Gimenez un po' in ritardo, 3 contro 3, quindi compagno dentro subito, Trabal sempre molto attento, il portierone spagnolo. L'errore di Amato, Malagoli per compagno, compagno al limite, compagno, conclusione centrale, poi la pallina forse entra, forse no, ancora le proteste di compagno, intervento stavolta difettoso di Trabal, pallina che per poco non varca la linea, già vediamo lampeggiare la luce verde al tavolo dei cronometristi perché Franco Vanzo vuole subito un time out per questi primi 3 minuti e mezzo della sua squadra in cui sta soffrendo la pressione lodigiana. Allora stoppa subito l'avvio lodigiano e chiama a raccolta i suoi. Proteste dunque ancora dell'Amatori per la conclusione di compagno respinta da Trabal non benissimo, e poi la pallina che ha danzato sulla linea di porta, stavolta da questa posizione con Trabal sdraiato, per noi era veramente impossibile valutare. Sta di fatto che adesso l'Amatori spinge. Naturalmente alla ricerca del pareggio. E Franco Vanzo che ha subito richiamato in panchina Dario Gimenez e Samuel Amato, al loro posto De Oro e Pajares, per un quintetto ancora più equilibrato. Quarto fallo di squadra per il Valdagno, 3 ne ha commessi l'Amatori. Due squadre dunque ancora molto lontane dal bonus, si ricomincia a giocare con Verona per Illuzzi, di nuovo Ale Verona. Il diagonale con Centeno che lo aspetta lì. Illuzzi nell'angolo attaccato sempre da Centeno. Taglia tutta la pista Domenico Illuzzi, poi Verona. La conclusione pericolosa del Tigre, pallina a lato, non di molto stavolta. Pajares attaccato da Malagoli, riparte da Centeno. De Oro sulla tre quarti, conclusione deviata, Tatarani il primo a precipitarsi sulla pallina. Di nuovo De Oro, Resende che chiama in pressione i suoi. Pajares per De Oro al limite, Grimalt ci mette una pezza sulla conclusione mancina velenosa del Tonci De Oro. Adesso finalmente il Palacastellotti prova a spingere un po' i suoi ragazzi. Illuzzi attaccato da Centeno irregolarmente, secondo Carmazzi, quinto fallo di squadra del Valdagno. Malagoli la tocca per compagno, il movimento di Luzzi dentro subito a cercare Malagoli, era venuto tutto bene sui movimenti, Malagoli è riuscito a incocciare la pallina, poi compagno prova ad andare via, il dribbling in due lo fermano, Tatarani dall'altra parte, gran diagonale respinto da Grimalt, poi Luzzi che rilancia subito compagno, pallina troppo lunga del capitano. A buon gioco la difesa veneta con Pajares a rilanciare poi per Tatarani. Tatarani dentro, Illuzzi capisce tutto e chiude. Poi Verona, Trabal prima di Malagoli. Di nuovo Lodi con Verona. Compagno subito dentro per Malagoli che però non aveva seguito a rimorchio l'azione, continua a mancare qualcosa in
fase offensiva ai giallorossi stasera, tra precisione, convinzione, cattiveria. E Valdagno per ora che resiste, quando se ne sono andati 6 minuti nel corso del secondo tempo. De Oro, conclusione però larga stavolta, Grimalt prima di Tatarani, poi Luzzi prima di De Oro, e di nuovo Lodi che attacca. Verona, Verona in diagonale, il piedone di Pajares ad aspettarlo, ancora Verona, prova ad alzarla, una magia, una magia, il numero 150 del Tigre, l'ha alzata, l'ha messa sotto la traversa, un grandissimo gol di Ale Verona, che fa 150 in giallorosso, ma soprattutto fa 1-1 in questa partita difficilissima. La impatta il Tigre con una magia sopra la traversa, il gol dell'1-1, il numero 150 di Verona in giallorosso, il numero 100 solo in Serie A1 con la maglia del Lodi. Un gol che però è fondamentale per far accendere una miccia in questa partita sin qui davvero molto complicata. Ale Verona dunque risponde a Massimo Tatarani. Adesso seguiamo il Valdagno con De Oro, conclusione diagonale a lato, mentre Resende ha tolto compagno e ha reinserito Luis Querido nel quintetto, e dunque per sbloccarla ci voleva un episodio, una giocata. La giocata l'ha tirata fuori dal cilindro il Tigre con un super alza e schiaccia dietro la porta a superare Guillaume Trabal. Il gol dell'1-1 dunque a 18:23 dalla fine, dunque gara ancora lunghissima, ancora tante le emozioni che si possono vivere al Pala Castellotti. Il Lodi la ripresa, e adesso il Valdagno in attacco con Tatarani attaccato dai Luzzi, difende palla Tatarani, poi però il Luzzi in qualche modo gliela porta via, arriva Verona in seconda battuta, scalciano un po' da terra i due, il Luzzi conclusione addosso a Querido, Lodi sbilanciato, possibile 2 contro 2, Tatarani per De Oro, ancora Verona che era lì ad aspettare, se la ritrova addosso e fa una giocata importante quanto il gol adesso per respingere la conclusione di De Oro. Querido, un missile, pallina a lato, si infiamma un po' la partita, si infiamma anche il pubblico sugli spalti del Castellotti, è rientrato Jimenez al posto di Tatarani. Adesso per intensità ed emozioni la gara è bellissima, vediamo se ci saranno delle grandi giocate qua. Jimenez ne prova una emulando Verona sul gol, un grande alza e schiaccia, però Grimalt sul primo palo non si fa sorprendere. Si resta quindi 1-1, il Luzzi in area, adesso c'è tanta fisicità anche nella partita. Querido, Malagoli, si riparte da Ale Verona, prova ad andare via con una magia, poi conclude a lato, stava per venirgli un altro gol capolavoro a Alessandro Verona con una grande giocata e poi la conclusione di poco a lato. Riparte Jimenez, Pajares aspetta il servizio del compagno nella sua metà pista, Centeno per Jimenez, De Oro in mezzo a quattro maglie giallorosse, De Oro deve ripartire da Pajares, la sua conclusione non era male, Grimalt però la respinge centrale, poi Luzzi per Querido, Jimenez per un attimo, ma Malagoli, il Luzzi, Querido per Verona, da metà pista Verona a Trabal, Malagoli è però troppo avanti per beneficiare della respinta, poi Malagoli in area, Malagoli va giù sul contatto con Trabal, vediamo cosa fischia Moresco, qualcosa ha fischiato, vediamo cosa, probabilmente la, vediamo la simulazione credo di Malagoli.
Moresco lo richiama, Malagoli si avvicina al direttore di gara di Marostica, ammonizione verbale per Malagoli che ha cercato il contatto con Trabal. In questo caso mi sembra anche giusta la decisione del direttore di gara. Intanto vanno di pari passo i due big match, perché al Palaforte il Viareggio ha pareggiato con Sergio Festa, 1-1 dunque al Palacastellotti e 1-1 anche al Palaforte nei due big match di questa serata. 16 minuti al termine del match, 1-1 con De Oro in avanti per il Valdagno. Centeno, la sua conclusione, Jimenez non ci arriva davanti a Grimalt, poi va a terra Malagoli nel corpo a corpo con Jimenez, è il sesto fallo di squadra del Valdagno. Resende richiama Andrea Malagoli dentro De Rinaldi, sale al suo posto Querido. Querido, la conclusione, la risposta di Trabal, grande squillo di Luis Querido, gran risposta di Guillem Trabal. Punizione affidata a De Rinaldis, la tocca per il Luzzi, hanno chiamato lo schema il Luzzi e Verona poco fa su questa punizione. Adesso Querido, l'uscita di De Rinaldis, serve il Luzzi che punta De Oro, il Luzzi, la conclusione accompagnata, sbatte addosso a Querido che poi sbatte addosso a Centeno commettendo il quinto fallo giallorosso. De Oro, Pajares sulla tre quarti, De Oro si allarga, Verona gliela soffia, riparte in uno contro uno Verona, Verona Centeno, grande recupero, poi De Oro spintona De Rinaldi, è il fallo dell'Italo argentino, è il settimo fallo del Valdagno. Grande giocata difensiva qua di André Centeno su Ale Verona, che ha provato a dribblarlo con una virata, ma gli ha messo il bastone pulito a togliergli pallina il portoghese. Gran lavoro di Centeno. Intanto rientra Amato al posto di De Oro per il Valdagno, che in questo momento è in pista col quintetto potenzialmente più difensivo possibile, almeno per le caratteristiche dei propri giocatori, con il solo Jimenez, attaccante puro, in campo. Querido è costretto a inseguire pallina nella propria metà pista, la deve rilanciare su a cercare il Luzzi, lotta con Centeno, prima di lui il portoghese Pajares. Centeno per Pajares, ancora il giro a tre del Valdagno sulla tre quarti giallorossa. La conclusione sterile, 2 contro 2, Querido De Rinaldis, Querido si allarga a Querido, botta in diagonale respinta da Trabal. Poi adesso il Valdagno che risale con Jimenez affiancato da Pajares. Ancora Pajares in possesso di sfera. Amato, Centeno, fase della gara molto tattica adesso questa, dopo il pari lodigiano con Verona, stanno per scadere i 45 secondi per l'azione d'attacco del Valdagno, che di fatto regala pallina all'Amatori con questo tiraccio di Amato respinto. ...13:22 al termine, rientra Compagno al posto di Domenico Illuzzi, Verona lascia per Querido allo spazio, Querido, conclusione deviata ancora una volta e palla che si impenna e finendo nella curva delle Brigate Valdagnesi.
si era liberato molto bene qua Luis Querido. Conclusione però rimpallata e terminata oltre le protezioni. Naturalmente col passare dei minuti l'Amatori dovrà fare conti anche con le fatiche della sfida col Porto, che come si diceva prima, sia da un punto di vista dell'intensità fisica, della velocità, sia della fatica mentale, ha tolto non poco ai ragazzi di Nuno Resende, che però sono sempre molto centrati e stanno dando tutto per inseguire questa ennesima vittoria. Qua Jimenez anticipa bene Verona, poi riparte in uno contro tre, deve fare tutto da solo Jimenez, c'è Querido su di lui, Jimenez si libera bene, poi c'è il tocco di Grimal probabilmente col bastone, sì, e quindi il fischio di Carmazzi per questo. Sempre Jimenez, Pallares, Centeno, va a terra Jimenez, va a terra Pallares nel contrasto con Querido. Non ho visto sinceramente, seguivo la palla qua. Resta a terra Dolorante, Marc Pallares, anche gli arbitri dall'espressione di Carmazzi fanno chiaramente cenno di non avere visto, probabilmente il ginocchio. Si rialza Marc Pallares, non dovrebbe essere nulla di grave. Metà esatta del secondo tempo, 1-1 tra Lodi e Valdagno, il rigore di Tataranni nel primo tempo, la prodezza in alza e schiaccia di Ale Verona nel secondo. E gara che resta apertissima naturalmente a qualsiasi risultato, tra quelle che sono non a caso la prima e la terza del campionato. Querido, De Rinaldi, dentro ancora per Querido, la mette fuori Luis Querido da ottima posizione, poi prova a girare di nuovo dietro porta, l'intervento di Jimenez troppo vigoroso e rigore Lodi secondo il signor Moresco per il fallo su Luis Querido che poco fa ha avuto la clamorosa palla per portare in vantaggio il Lodi su un bel contropiede, adesso si è visto respingere, ha messo a lato la conclusione, poi il contatto in area Jimenez Querido. Che secondo il signor Moresco è da rigore, contatto molto fisico, una sorta di spintone, anche qui qualche dubbio. Comunque rigore Lodi, non va Querido che l'ha sbagliato nel primo tempo, va Francesco De Rinaldis che l'ha segnato due settimane fa qua contro il Sandrigo. De Rinaldis contro Traballa, respinto, poi ancora De Rinaldis e la mette alta sopra la traversa, altro rigore fallito stavolta da Fra De Rinaldis, la sua conclusione non granché centrale. Poi Verona, altra conclusione respinta, secondo rigore gettato alle ortiche dall'Amatori e una punizione di prima, ricordiamolo, nel computo di questa partita. Intanto Verona alimenta l'azione d'attacco per l'Amatori, troppe le occasioni fallite da questo dischetto che quest'anno non è propriamente amico dei lodigiani. Compagno per Querido, 9 secondi per andare al tiro, c'è il blocco irregolare di Compagno su Jimenez. Sesto fallo di squadra Lodi, 7 ne ha commessi il Valdagno. 11:30 da giocare, si resta sull'1-1. Pallares, Jimenez, la virata su Compagno, ancora Grimalt col bastone sulla pallina in possesso del connazionale. Centeno, Pallares, conclusione completamente fuori misura dello spagnolo del Valdagno. Adesso Querido per Compagno, mentre Resende richiama in pista Domenico Illuzzi al posto di Ale Verona. Querido,
Compagno supera bene la pressione dei due, poi Compagno, conclusione potente centrale, respinta da Travalde, Rinaldis non è lesto sul tapin, poi va a lottare con Amato, alla meglio però il difensore del Valdagno, il Luzzi anticipa Centeno, poi Pajares, occhio che si è liberato bene Pajares, va giù nel contatto con Compagno, non c'è niente, il Luzzi lotta con Amato, il fallo è di Amato, fallo numero 8 per il Valdagno che si avvicina al bonus, anche se vista la percentuale dei giallorossi sulle punizioni di prima non è tutto questo vantaggio fino a questo momento, ma chissà che magari non arrivi poi la volta buona. Compagno diagonale respinto da Centeno, poi bravo su De Rinaldis, va a terra Centeno, non c'è niente per gli arbitri, De Rinaldis va giù, non c'è niente neanche qua, si continua a lottare anche ai limiti del regolamento. Centeno, Jimenez, numero su Gucherido, ma bravissimo Grimalt col bastone a pulire l'area, tunnel di Jimenez a Querido. Pajares, Centeno, Amato, la conclusione potente di Amato respinta da Grimalt, poi ci arrivano prima quelli in maglia azzurra e cambio intanto anche per Vanzo, fuori Pajares, dentro De Oro, Compagno lavora, recupera una buona pallina, parte però in uno contro tre che lo chiudono facile, De Oro, Jimenez, magia di Jimenez, va giù nel contatto con De Rinaldis, il fallo di squadra dell'Amatori, il numero 7 Resende in panchina imbufalito perché voleva la simulazione di Dario Jimenez. Punizione Valdagno dalla tre quarti, 9 minuti al termine del match, 1-1. Sempre il punteggio, il Luzzi deve far ripartire i suoi con De Rinaldis che va a prendere posto in area. Il Luzzi si allarga, il diagonale di Luzzi potente ma molto alto sopra la traversa. Allora De Oro fa ripartire i suoi, 2 contro 2 del Valdagno. Amato però cincischia un po' con la palla, arriva Querido su di lui, poi il raddoppio di Luzzi, Amato in mezzo a 4 maglie giallorosse. Il fallo è di Amato, è il numero 9, Valdagno a 9 falli, al prossimo dunque l'Amatori tornerà in lunetta per provarci di nuovo dopo aver fallito 2 rigori e una punizione. Il Luzzi, Querido, De Rinaldis, Querido, giro a 3 dell'Amatori sulla metà pista, si prepara di nuovo Ale Verona ad entrare in partita, il Luzzi, Compagno, la conclusione potente, c'è la deviazione davanti a Traval, probabilmente di De Rinaldis secondo il signor Moresco, De Rinaldis braccato, marcato da Samuel Amato, deviazione di De Rinaldis secondo gli arbitri, quindi punizione, si riprenderà con la pallina in possesso del Valdagno, fase del match dove non sta succedendo granché. Pajares, ma ci sono ancora 8 minuti e 14 sul cronometro per vincere questa partita, da una parte e dall'altra, De Oro per Jimenez, chiuso molto bene da Querido, Compagno proprio per Querido, davanti a sé De Rinaldis, Querido tenta un tiro, Amato glielo contrae molto bene, De Rinaldis, Compagno, il Luzzi, punta Amato il capitano, poi gira dietro la gabbia di Trabal, studia il piazzamento dei compagni, De Rinaldis è in mezzo a 4 maglie blu, scambiano i due, ancora il Luzzi dentro per De Rinaldis, conclusione altissima, si era preparato bene fra De Rinaldis al tiro ma la sua conclusione è terminata abbondantemente alta, oltre la traversa, Jimenez,
la spinta di Luzzi vista da Carmazzi, fallo numero 8 anche per l'Amatori. Attenzione, perché naturalmente anche il Lodi è vicino al bonus, dall'altra parte dei discreti specialisti sulle conclusioni di prima, Tataranni e soprattutto Dario Gimenez, tanto per citarne due. Intanto un missile di Amatore spinto in due tempi da Grimaldi. Chierido per il Luzzi, doppio cambio pronto per Resende, Verone e Malagoli pronti a rientrare. Luzzi dentro Trabal prima di Compagno, poi riparte il Valdagno con Gimenez, conclusione respinta anche qui da Grimale, è entrato per adesso Malagoli al posto di De Rinaldi, se esce anche Compagno rientra Verona. Malagoli, di nuovo Verona, dalla tre quarti addosso però a Gimenez, che poi parte contro tutti, sposta pallina, Gimenez la tiene, raddoppiato, allarga allora per Amato, De Oro, Pajares, ancora De Oro, cercare Pajares, solo per un attimo Verona, poi il Luzzi e il contrasto irregolare di Pajares che porta al decimo fallo del Valdagno, decimo fallo Valdagno, punizione di prima Lodi. Non diciamo niente, che è meglio, inutile che stiamo a ricordare quello che è stato. Adesso c'è Ale Verona contro Guillaume Trabal. Ale Verona che pochi da inizio secondo tempo ha realizzato il gol numero 150 in maglia giallorossa, adesso va dal dischetto lungo contro il campione spagnolo. Rincorsa abbastanza lunga del Tigre, vediamo se sceglierà di puntare o di andare subito al tiro. Parte Verona, sfida Trabal, che gliela respinge! E poi è il Tigreton! È il Tigreton! Sono 151, ma soprattutto è 2-1 Lodi! Grazie alla rete, alla doppietta di Alessandro Verona, che aveva fallito sulla prima conclusione ma non ha sbagliato il tapin per il gol del 2-1, e subito time out per la panchina valdagnese, 6:29 al termine. Adesso il Lodi l'ha ribaltata con grande, grandissima fatica, dopo aver fallito due rigori e una punizione, adesso la ribaltata trovando il gol su punizione, anche se in due tempi, con Alessandro Verona. Canta il Palacastellotti, Lodi avanti, 6:29 al termine, partita che naturalmente è ancora tremendamente lunga, e l'Amatori, ricordiamo, è anche a 8 falli, dunque abbastanza vicino al bonus. Che potrebbe, ce lo auguriamo ovviamente di no, portare in lunetta il Valdagno. Intanto 2-1 anche a Forte dei Marmi, partita che va praticamente di pari passo, ma 2-1 per il Viareggio con il gol del capitano bianconero Nicola Palagi. Dunque risultati, intanto subito Gimenez e subito risposta di Grimaldi, dicevamo risultati tutti favorevoli, occhio a Chierido, diagonale, Trabal respinge, ancora Chierido, poi lotta in mezzo a due maglie azzurre che la recuperano, Franco Vanzo ha reinserito André Centeno al posto di Pajares, Gimenez parte da casa sua, li punta tutti, va dentro, poi mette una gran palla, De Oro però è troppo avanti, deve recuperarla in una seconda battuta, ancora Gimenez, la alza, Grimalla aspetta lì, lo conosce e lo chiude molto bene sul primo palo, Chierido. Verona, time out alla prossima anche per il Lodi, che adesso cerca di allargare un po' le maglie difensive del Valdagno. Malagoli,
la pressione su di lui di Centeno, scarica per Querido. Verona di fronte a sé, Amato lo sfida, il Tigre Malagoli, adesso Lodi deve andare al tiro del Querido per Verona, Amato tutto di fisico però lo chiude molto bene, riparte Centeno, Centeno un missile centrale su Grimaldi, poi Luzzi e Querido arrivano a pulire l'area giallorossa, naturalmente Valdagno che in questi ultimi 5 minuti proverà a spingere come un demonio sull'acceleratore per provare a raggiungere il pareggio, e Amatori che deve tenere, tanto il fallo di Luzzi davanti alla panchina valdagnese è il fallo numero 9, mani nei capelli per Capitani Luzzi, fallo fischiato dal signor Moresco, è il numero 9 e dunque al prossimo l'Amatori andrà in lunetta. Le proteste anche del pubblico giallorosso per un contatto che non era falloso a giudizio naturalmente dei tifosi lodigiani. Intanto Ambrosio ha pareggiato a Forte dei Marmi 2-2, dunque nel derby della Versilia tra Forte e Viareggio, 2-1 qua per il Lodi, 4:53, partita davvero da seguire fino all'ultimo secondo perché qua non è mai finita. Il Lodi con gran fatica la ribaltata dopo il vantaggio nel primo tempo di Tataranni su rigore, la ribaltata, adesso è avanti grazie alla doppietta di Ale Verona. Valdagno però che al prossimo fallo andrà in lunetta per il tiro a 1 e dunque Lodi che deve tenere 4:53 e fare molta attenzione anche ai falli. Intanto fuori Luis Querido, rientra Checco Compagno nelle fila giallorosse, Resende dunque prova a cambiare continuamente scacchieri per alternare anche un po' oltre che le forze gli atteggiamenti tattici della sua squadra. Amato per De Oro, riparte al solito da molto lontano il Valdagno, De Oro allarga per Centeno, diagonale Verona bene in copertura, poi Malagoli a richiudere, resta ancora in panchina per il momento Massimo Tataranni che è rimasto tanto seduto stasera. Intanto Gimenez recupera pallina, prova la giocata ma Verona capisce tutto, 2-1 Lodi, il Luzzi e Verona, Verona, Verona chiude, Amato, grande chiusura del difensore della nazionale, poi De Oro dall'altra parte prova a alzarla, se la porta a spasso serve Centeno e c'è la respinta di Grimaldi e se n'è andato un altro minuto, ne mancano meno di 4 alla fine. Lodi ha perso adesso in attacco un'altra pallina col Valdagno che riparte da Gimenez, Centeno, De Oro, Gimenez, Amato, diagonale di Amato respinto da Grimaldi, poi Luzzi esce bene dalla propria area, serve Malagoli, il Valdagno ha scoperto Malagoli, conclusione alta, abbondantemente alta, se la ritrova lì, pallina che era troppo alta, c'è il fischio degli arbitri, qua Malagoli forse avrebbe fatto meglio a cercare Compagno liberissimo dall'altra parte. Altro time out chiesto da Nuno Resende, ancora una volta 3:23 alla fine, sempre 2-1, ma adesso bisogna giocare anche un po' col cronometro, anche un po' a scacchi in questa partita davvero molto molto tirata. Intanto arrivano i finali dalle altre piste, il Follonica ha vinto 6-3 a Sandrigo, 3-1 il Monza A tiene, il Sarzana sta vincendo 6-5 a Scandiano dopo essere stato sotto 5-0, incredibile, e il derby della Versilia Forte Viareggio sempre sul 2-2. Si riprende a giocare, 3:23 alla fine, Valdagno che adesso spingerà al massimo in questi ultimi 3:23, Valdagno che potrebbe andare anche alla ricerca del decimo fallo, quindi per il Lodi attenzione massima anche ai contrasti. Intanto Resende ha reinserito Luis Querido al posto del
grande protagonista sin qui della serata, Ale Verona, che con la sua doppietta sta tenendo avanti l'amatore, il Luzzi, per Compagno. Maragoli attaccato da Amato, attacco vincente del difensore valdagnese Jimenez sul primo palo, Grimal chiude, poi Compagno in lotta con Centeno, scarica bene per il Luzzi, c'è Maragoli solo nella metà pista valdagnese, ecco che riceve, naturalmente costretto ad allargarsi per ricevere il passaggio al capitano, si libera bene Di Oro, Maragoli, Maragoli fa tutto benissimo, ma grande intervento di Trabala all'ultimo a negare la gioia del gol al Maragoli. Di Oro poi va via in area giallorossa, Querido lo attacca, occhio anche ai falli, De Oro attaccato da Querido, 2.40 intanto alla fine, Jimenez 2.40 che saranno interminabili, ve lo annuncio già adesso. Jimenez contro Maragoli, dentro a una mano, va giù De Oro, non c'è niente per gli arbitri, il Luzzi per Querido, adesso tenerla un attimino senza magari subito andare giù a testa bassa, lo fa infatti Querido servendo Compagno. Maragoli, Compagno, Querido lascia sfilare per il Luzzi, prima del capitano però De Oro che serve Centeno, ecco Massimo Tataranni per gli ultimi due minuti di partita al posto di Samuel Amato, tutto all'attacco il Valdagno, tutto a protezione di Grimal, Amatori, va giù Jimenez nel contatto con Grimalt, vediamo cosa decide Carmazzi. Ammonizione verbale per Jimenez e fallo di squadra per l'Amatori, il dovrebbe essere il secondo richiamo verbale per Dario Jimenez se non andiamo errati, e infatti cartellino blu per l'argentino che poi applaude l'arbitro rischiando tantissimo, ancora applausi da parte di Dario Jimenez, non buon per lui che gli arbitri non hanno visto, ma ha rischiato veramente grossissimo qua Dario Jimenez. Adesso i due capitani a colloquio con i due arbitri, Tataranni che parlotta con Carmazzi, Trabala arriva dalla sua porta per parlare con Moresco, ammonizione verbale anche per il portierone spagnolo. Punizione di prima Lodi, torna sul dischetto Ale Verona praticamente per chiuderla a 1.51 dalla fine. Questo episodio molto dubbio ha fatto discutere, quantomeno ha scatenato le proteste incessanti del panchina anche valdagnese. Verona di nuovo contro Trabal dal dischetto. Verona che ha preso il posto di Compagno per tentare la trasformazione di questo tiro a uno. Parte di nuovo Verona, sfida ancora Trabal, si allarga Trabal, era respinge e poi attenzione perché Carmazzi ha fischiato un fallo, fallo di squadra a Verona sulla ribattuta. Cose da non credere. Sul tentativo di tap-in Carmazzi ha visto un fallo di Verona su Trabal. Preferiamo non commentare questa decisione del fischietto via Regino, e allora da una lunetta, da un dischetto si va all'altro. Non c'è lo specialista Dario Jimenez fuori con il blu, c'è però Massimo Tataranni che si incarica di questa punizione di prima a 1.47 per portare i suoi in parità. Valdagno che naturalmente è in pista con tre uomini in questo momento, Centeno, De Oro e Tataranni,
per il blu a Jimenez. Tatarani contro Grimal, finale pazzesco al Pala Castellotti. Parte il Tata contro Grimal che gliela respinge, la pallina resta lì, la parata di Grimal che poi esulta come se avesse segnato, perché questa parata vale quanto un gol a 1.45 dalla fine. Il pareggio possibile negato a Tatarani sulla respinta di, sulla punizione di prima, la parata di Vale Grimald. 1.45 adesso, finale infuocato, ma Valdagno che ricordiamo è in tre uomini e sarà così fino alla fine. De Oro lotta contro due maglie giallorosse, Querido la riprende, pressa dappertutto adesso il Valdagno ma con un uomo in meno, quindi gli spazi ci sono e come. Verona, Malagoli, un minuto e mezzo alla fine, gestisce palla all'Amatori, Verona per il Luzzi, occhio che quasi esce anche Travalda alla sua porta per fare il quarto, guardiamo, è in piedi davanti alla sua porta Travalda, Querido, Malagoli esce a fare il quarto quando, eccolo, guardate Travalda, esce a fare il quarto praticamente di movimento quando l'Amatori non è in posizione di tiro. Malagoli, Verona, 6 secondi per andare al tiro, il passaggio di Verona su Querido è impreciso, Trabal vorrebbe uscire, Vanzo forse lo concede adesso, Tatarani porta pallina, con un po' di fortuna anche la tiene, entra Amato al posto di Trabal, Centeno dalla distanza, Grimal respinge, 4 contro 4 ma non c'è il portiere, Verona, Verona la mette fuori da metà pista, poi Malagoli la tiene, non c'è il portiere, il Valdagno dovrà fermare il gioco, invece recupera pallina De Oro, mancano 30 secondi, finale pazzesco al Castellotti, De Oro dentro, il Luzzi al volo salva una pallina che stava arrivando dritta a Tatarani, poi Grimal contro De Oro, Tatarani a portare calma, succede di tutto, finale da circo anche. Sta succedendo di tutto al Pala Castellotti. Grimaldi imbufalito, Tatarani anche che spinge tutti, De Oro che adesso si rialza, parapiglia davanti agli arbitri, Tatarani imbufalito, Grimaldi anche, De Oro a terra adesso naturalmente in piedi. E Lodi Valdagno è anche questo, è sempre stato questo e sarà sempre questo, il racconto di partite infinite e accesissime. Il Valdagno è in 4 in pista ma fuori il portiere, Trabal vorrebbe ovviamente rientrare adesso, mancano 26 secondi, vediamo se se la gioca senza il portiere o se reinserisce Trabal. Punizione nell'angolo alto per il Lodi, Trabal resta fuori, il Luzzi per Malagoli. La porta del Valdagno è vuota, ma l'Amatori gestisce male questa pallina, buttandola su, 17 secondi. Querido, Querido! Querido! Il killer! Il killer! Il boato del Castellotti per il gol del killer, che è il porta vuota! Fissa il 3-1, chiude la partita e regala una vittoria di un'importanza micidiale sulla partita. 3-1 Lodi, la pressione di Luis Querido che poi a porta vuota la messa. Intanto succede qualcosa nella curva del Valdagno che non dovrebbe succedere. Sta di fatto che l'Amatori la porta a casa in una partita pazzesca. Ultimo tiro di Centeno respinto da Grimal. Partita pazzesca, davvero pazzesca, suona adesso la sirena, il Lodi batte il Valdagno 3-1, una partita in cui ne abbiamo viste, signori, di tutti i colori, di tutti i colori, 3-1, mentre a Forte dei Marmi è finita, Forte Viareggio 2-2, l'Amatori allunga anche sul Forte, va a più 4, capirete da soli l'importanza di questa vittoria incredibile di una partita che è stata difficilissima. Valdagno avanti nel primo tempo su rigore con Tatarani, poi nella ripresa il pareggio di Verona, una magia in alzeschiaccia, il gol numero 150
in giallorosso. Verona che ha poi riportato avanti il Lodi su punizione di prima sbagliata ma poi messa dentro con un tapin, e infine a una manciata di secondi dalla fine il terzo gol di Luis Querido a porta vuota quando Trabal era fuori, che ha fissato il punteggio finale sul 3-1 dopo che Tataranni aveva fallito una punizione di prima. Intanto c'è un po' di parapiglia anche in panchina, nella panchina del Valdagno, con il tavolo dei cronometristi. Sta di fatto che finisce qua, Lodi batte Valdagno 3-1, Lodi che allunga in classifica, Valdagno che resta terzo dopo una partita dalle mille emozioni. Finisce 3-1 per adesso dal Palacastellotti, è tutto, grazie da parte di Stefano Blanchetti, a risentirci alle prossime gare interne dell'Amatori Vasche Lodi.